la società Silca Ultralight in collaborazione con GP Triathlon, la Maratona di Treviso, con il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Treviso e dei comuni di Tarso e Rivinelago, organizza la manifestazione Ti Natura Italy. La gara, inserita nel circuito europeo ITU Ti Natura Cross Triathlon European Cup 2015, è valida anche come campionato italiano di Cross Triathlon 2015 individuale assoluto e di categoria Age Group della Federazione Italiana Triathlon. Sono De Fabri Giampietro, co-organizzatore del campionato italiano di Cross Triathlon. Ci troviamo a Rivinelago, dove sarà svolto il giorno 14 giugno 2015 la prova di campionato italiano proprio di Cross Triathlon. Qui dietro di me abbiamo il bellissimo lago di Rivine, dove faremo due giri di nuoto in senso antiorario per un totale di 1500 metri. Siamo sul pontile di legno, dove alla fine del primo giro di nuoto si uscirà dall'acqua e si correrà per circa 40 metri per poi rituffarsi di nuovo nel lago per il secondo giro. Eccoci qua sull'uscita del nuoto, gli atleti dovranno percorrere questo breve tratto di salita per arrivare alla zona cambio, che sarà situata su in cima sulla strada a circa un'ottantina di metri dall'acqua. Eccoci a un punto caratteristico di questo circuito. Dopo 2,5 km della bici, ma anche della corsa a piedi, che è lo stesso giro, ci sarà questo piccolo guado da fare. E la profondità è circa 40 cm d'acqua. Dopo il guado arriva la parte più interessante del circuito, la salita e la discesa, ovvero cross country, dove gli atleti potranno esprimere tutto il loro potenziale. Questa è la prima salita in strada bianca. Dopo l'uscita dal sentiero del bosco ci sono circa 500 metri salita così facile prima di cominciare la prima discesa, e la pendenza si aggira sui 18-20%, ma in mountain bike non è un problema nessuno. Prima discesa, il toboga, divertentissimo! Vediamo nel dettaglio questo passaggio, che sembra difficile, però si può fare passando nel posto giusto. Se noi passiamo al centro, qui c'è una roccia, c'è un buco, è facile che la bici si capoti in avanti. Ma se noi invece passiamo qui a sinistra, facciamo la curva un po' larga, qui si riesce a mollare i freni e si scende senza problemi. Qui dietro di me la scalinata del municipio, ultima parte del giro in bici, che si fa nel primo e nel secondo giro prima di entrare in zona cambio, punto focale spettacolare sia per il pubblico presente che per gli atleti. Corsa a piedi, 8 km, due giri, la 2500 metri quasi tutto in piana, che è esattamente lo stesso giro della bicicletta, guado e poi passaggio in zona cambio, spettacolare. Semplicissimo, senza tanta salita, però alla fine della bici dura questa corsa farà la differenza. I consigli che vi posso dare è: allenatevi in mountain bike, venite a provare il percorso e cercate di divertirvi sempre quando vi allenate.